Tra l'altro, faccio di nuovo una nota storica biografica. Quando sono arrivata qua, io ti volevo ringraziare, Renato. Probabilmente io sono stata concepita da queste parti, perché mio padre aveva una vineria storica, Forno, che c'era dietro Porta Palazzo. Mio papà viene da una famiglia contadina insieme dell'Astigiano, con i fratelli presero questa vineria storica. Mia mamma, che invece viene dalla Puglia, quindi immigrazione proprio che si era collocata come quel moto di immigrazione vicino a Porta Palazzo, lavorava senza avere praticamente il permesso della famiglia sia al mercato sia in un negozio di via Milano, e quindi si erano conosciuti lì. E io dico, sono nata a Porta Palazzo, cioè queste sono le mie origini, che secondo me è il centro del mondo. Quindi questa cosa biografica, no, è vero, cioè mi ha colpito, perché ti assicuro che mi ha emozionato, perché poi mia mamma mi diceva, c'è un negozio in via Milano, non c'è più, però ci siamo conosciuti lì, perché mio papà portava questi aperitivi, caffè in questo negozio. Lei comunque da ragazzina pugliese, che veniva accompagnata dai fratelli e poi non poteva praticamente parlare, ed è stata l'unica della famiglia a poi sposare un piemontese. E quindi lì c'è tutta una storia di trasformazione, diciamo, che rappresenta anche un po' la nostra immigrazione e formazione così di torinesi della nostra generazione.